SP Ice Gal. Yes, sir. Observe. The Gaia Network. Long ago, our world endured a dimensional rift that separated the southern hemisphere, which was home to the humans, from the northern hemisphere. Only Gaia can bring it back. Unfortunately, the beasts remain in pursuit of Gaia as well. They continue to get closer to Gaia's core. At first, we thought that the power of their three djinns enabled them to find clues to Gaia's whereabouts. But it seems that this Uni Charm password is leading them. We believe this child's power may be the key to finding and activating Gaia. Capture her, SP Ice Gal. Acquire Gaia for Uranus. Purtroppo temo che la febbre le sia salita ancora di più. Oh, povera Maymar! Ah, se soltanto potessi prendere io la tua sofferenza! Oh, che aspetti a farti salire la febbre? Avanti! Dicevo così, per dire... Mamma, mamma, Saclanti! Mm-hmm. Saclanti! È il villaggio della tribù delle Mermaid, il paese dove Maymar ed io siamo nati. Ho trovato la soluzione, ragazzi. Raggiungiamo il villaggio e facciamo curare Maymar. Wait a minute, just a moment. Nessuno di noi conosce la strada per arrivare a Saclantis da qua. A questo ci penso io. Di là! Ci dobbiamo fidare? Osi non fidarti di me, brutto pollo spennato! Chi è che non si fida di lui? Io! Osate dubitare delle mie capacità! Chi è che dubita delle sue capacità? Io! Sei ancora arrabbiato, davvero? Non dirmi che non avevi capito che era uno scherzo. Guarda che chiunque non l'avrebbe capito! Silly boy. Finalmente! Ecco, laggiù è Saclantis!
Questo è il villaggio della tribù delle Mermaid. Oh, Maymar, siamo arrivati, non preoccuparti. Allora, Wan, tu saprai sicuramente dov'è la casa di Maymar. Beh, veramente... Attenti, non provate a fare neanche un passo. Siete human, non è vero? Ehi, voi, se non rispondete immediatamente, vi attacchiamo! Oh, my God, hanno preso un granchio, Kaylee! Però, poverini, guardate, stanno tremando di paura! Ehi, ma non avete capito che questo è il vostro Jin? Aprite gli occhi! Ehi! È davvero il nostro Jin! Maymar! Volevo solamente mostrarvi il mio nuovo ventaglio da schiaffi. Mi maltratti quanto desidera. Non fare l'idiota, quella è la mamma di Maymar. Non importa, Wan, l'amore non conosce età. È da tanto che non ci si vede, non è vero, Wan? Beh, forse non ti è ancora chiara la gravità della situazione. Maymar sta male. Maymar! In piedi! Non posso essere malata! In piedi, su, su! Ferma, zia! Davvero male, mi creda! Ciao, ciao, mamma! Beh, allora sarà meglio che riposi un po'. Forse è solamente stanca del lungo viaggio. Beh, come va, Maymar? Ti senti meglio? Wan. Credo che ormai non ci siano più speranze per me. Cosa? Non dire sciocchezze, Maymar! Sto dicendo semplicemente quello che sento. Sono sicura che sia arrivata la mia ora e me ne andrò in silenzio, in punta di piedi. Oh, non è giusto dover morire così giovani. Ma, Maymar! Vedete, anche il mare sta piangendo, è vero, la mia vita è stata troppo breve. Su, non devi lasciarti andare! Cerca di reagire, Maymar! Siete tanto cari, ma io... Maymar! Vorrei assaggiarlo. Prima di morire vorrei assaggiare un frutto dolce dolce. Che cosa? Un frutto dolce dolce? Madonna, non è possibile! Dimmi cos'è questo frutto dolce dolce! Si tratta di un frutto raro e cresce solamente nell'isola di Neyab. Non sarebbe molto lontana da qui, però... Però chiunque abbia osato cogliere uno di quei frutti non è più riuscito a tornare indietro, purtroppo. Dicono che abbia un profumo straordinario, che abbia un sapore squisito. È il mio ultimo desiderio, vorrei assaggiarne uno prima di morire. Vi prego, amici, portatemi uno di quei frutti dolci dolci. Ma se ho ben capito è rischiosissimo coglierli, è vero, è così, ho capito bene. Va bene, Maymar, te lo porterò io, anche a costo della mia stessa vita te lo porterò! Wan! Wan! Però promettimi che dopo averlo mangiato guarirai, me lo giuri?
Sempre dritti per questa strada e si arriva all'isola di Neyad, giusto? Mm-hmm. Molto bene, allora partiamo subito! Juan, Bud, fate molta attenzione! Certo che ne ha di potenza questo propulsore ad elastico, che ne dici, Juan? Dunque sarebbero questi i frutti dolci dolci. Juan, non avrei mai creduto che fossi disposto a rischiare la tua vita per salvare Maymar. Ma che stai dicendo? Lo faccio semplicemente perché anch'io voglio assaggiare uno di quei frutti straordinari, tutto qui! Questa risacca così rumorosa riflette i miei pensieri, tristi e solitari. Ritroveremo Gaia un giorno, forse. Perché invece di cincischiare non provi a riparare il guasto, Bidan? Andate qui, vi prego! Ho paura! Avanti, forza! Tirare! Le bestiacce! Ho ritrovato le bestie, Bigio! Mio padrone, Bigio, sta prova a vomitare al primo posto! È una guerriera di grande valore, ma proprio sul più bello, guarda che cosa mi combina! Le donne! Le donne! Che carino! Quanti pesciolini! Yuni! Yuni! Ma dov'è? Dove si sarà cacciata? Oh no! E se fosse uscita in mare aperto? Sono sicura che quando tutta quella schiuma là fuori si sarà completamente dissolta, arriverà per me il triste momento di salire in cielo. Yuni! Sì? Chi mi ha chiamato? Ah! Mecca! Mecca! Yuni! Sono qui! Distruggilo!
E ora, guerriere, entrate a Saclantis. Eccoci finalmente arrivati all'isola di Mayab. Ah? Siamo in una grotta marina, non si vede un accidente. Oh my god, un mostro! Ma, Juan! Ah, dunque sarai un mostro, brutto gallinaccio spennato! No, scusa tanto! Laggiù sono i frutti dolci dolci! Certo che li abbiamo trovati facilmente, È naturale, siamo molto in gamba noi! Urrà! Facciamone una bella scorpacciata! No, aspetta, Juan! Urrà! Juan, scappa! Buttami la dannazione! Ora, Juan, hurry up, presto! Mamma mia, che spavento! Ah, sì, in queste condizioni è impossibile avvicinarsi. Eppure ci deve essere un modo per cogliere quei frutti senza correre rischi. Ma certo! Hopla! Ti salta in mente! Ah, quante storie! Cercavi un modo sicuro per cogliere i frutti? Beh, mi sembra di averlo trovato, no? Ah, maledetto, sei un traditore! Agli ordini, signore! Ora cercate quella mucciosa e portatela qui! Sì! Ebbene, se vuoi restare in vita, ti consiglio di farti da parte, ragazzo. Non mi sottovalutare! Sono pronto a vendere cara la mia pelle! Oh, oh! Carieo, sto venendo da te! Tu sei la mia unica salvezza, sono rimasta sola! Non avrei mai dovuto chiedere ai miei amici di andare a cogliere quei frutti! Carieo, forza, resisti! Avanti, torna a combattere! Ne abbiamo raccolto un bel sacco pieno e non è stato neanche troppo difficile. Secondo te non è stato difficile? E ora li mangi pure. Ma rompiscatole, solo un assaggio. Facci picchia quanto è duro. Se ne tocchi soltanto un altro giuro che ti ammazzo. Juan! Maimar! L'hai trovata? No, non c'è. Mucciosetta, non vorrà mica giocare a nascondino con noi? Le bambine adorano quel gioco. Su, in piedi, ragazze, forza! Eccola lì! Aspetta, piccola! No, aiuto! Mecca! Non ti preoccupare, non l'ho ucciso. È solo svenuto. È un combattente coraggioso e merita tutto il mio rispetto. Sono qui, Bigio! Anche io! Che cosa vuoi che me ne importi? Pensa piuttosto a far ripartire questa stupidissima carretta! Mi sento così male. Stai soffrendo le pene dell'inferno, Bigio. Vuoi che ti massaggi un po' la schiena? No! Sì, non era la schiena! Ah!
fuggito da questa parte! Quando la prendo gliele suono! Ma perché mi inseguono? Proprio non lo capisco! E ho molta paura! Oh, se ne sono andate! Ah, un dolce! Buon appetito! Preparati a morire! What? Stavi per uccidere Maymar. Ti punirò, anche se sei una donna. Sembra un pochino malaticcia. Nostra signora Seagal. Ho capito. Ottimo lavoro. Ehi, aspetta! Dove credi di andare? God! One! Maymar sta... Maymar! Fatti forza, Maymar. Juan, non ce la faccio più. Sento che ormai è arrivato il mio momento. Salirò in cielo. No, non dire sciocchezze. Avanti, reagisci. Juan, ascolta, desidero confidarti un'ultima cosa prima di lasciarti. Io... Sì, che cosa? Avanti, parla. In realtà io, beh, ecco, io ti ho sempre... Maymar! Oh no! Ascolta, Maymar, te li ho portati. Ah, i frutti dolci dolci! Sei riuscito a coglierli e me li hai portati! Sono davvero buoni! Assaggia! Sì! Ah, che male! Mi è caduto un dente! Oh, che dolore! Quel frutto mi ha fatto cadere un dente! Ah, sì, dimenticavo, sono un po' duri. E non potevi dirmelo prima! Oh, è strano! Non so perché, ma mi sento molto meglio. Mi sembra che anche la febbre sia completamente passata. Sono guarita, mi sento benissimo, sono guarita! E io che ne so? Ah, era la febbre del dente del giudizio. Cosa? La febbre del dente del giudizio. La crescita di quel dente, per noi della stirpe delle Mermaid, è un passaggio molto difficile. Se lo hai superato, significa che sei diventata adulta, Maymar. E io che credevo di dover morire! Sono molto contenta. Grazie a voi la mia bambina è guarita, Juan e Bud. Credo che meritiate un ringraziamento davvero speciale. Un ringraziamento? Anch'io voglio ringraziarvi di cuore! Me ne dati tanta ragione! Certo, non si può dire che io non sia riconoscente! Ecco, ragazzi, grazie, grazie davvero! Siamo al solito! Ehi, ma io mi dove è andata a finire? Che significa?